Il gioioso Percussioni Festival Musica per l'Integrazione è giunto alla sua 7ª edizione. Vi ricordo che è un progetto organizzato dal Comune di Gioiosa Ionica, cofinanziato dalla Regione Calabria con la direzione artistica dell'Associazione Culturale Mascarò. Quest'anno ci siamo incontrati a Carnevale con lo spettacolo In spazi aperti Il Drago, ci siamo rivisti ad aprile con lo spettacolo Terra Noscia e in questi giorni qui a Gioiosa Ionica ritorna il Gioiosa Percussioni Festival con tante attività per bambini, giovani e adulti e spettacoli e concerti. Vi ricordo gli appuntamenti di domani. Abbiamo il laboratorio di costruzioni in cartapesta a cura di Libera Pupazzeria a partire dalle ore 10 a Piazza Aldo Moro. In serata ci trasferiremo nel borgo medievale di Gioiosa e in particolar modo nel sagrato della Chiesa Matrice con Intorno ai battiti del mondo, conversazioni tra un uomo e i suoi strumenti a cura di Massimo Carrano. Subito dopo ci trasferiremo tutti a Palazzo Meduri dove ci sarà Karima 2G con Electro World Music. Beh, uno spettacolo di percussioni è di per sé coinvolgente. Comunque queste donne sono bravissime e vedere questa danza di tamburi, di bacchette è veramente eccezionale. Complimenti a chi organizza questi spettacoli e a Gioiosa devo dire che sono molto frequenti. Il 23 agosto continueranno i nostri laboratori, laboratorio di costruzioni in cartapesta a cura di Libera Pupazzeria. Ricordo che tutti i bambini del paese, non solo perché ci sono alcuni bambini che arrivano da fuori, quindi dai paesi limitrofi, stanno realizzando delle creazioni che metteranno in sfilata la sera del 23 agosto. Si partirà dal Palazzo Amaduri per poi arrivare in piazza. Sfileranno queste pupazze in cartapesta per poi concludere questa sfilata con un ballo pirotecnico. Vi ricordo anche il laboratorio di Improvviso, che è uno stage di interazione musicale a cura di Massimo Carrano, che in questi giorni si sta tenendo nel Teatro del Castello. L'obiettivo di questa manifestazione è quella di rivalutare tutti i luoghi che animano il nostro paese, quindi il centro storico, il borgo medievale, il Palazzo Meduri, Chiesa Matrice, la Chiesa di Santo Rocco.